Pierluigi Pardo e Stefano Nava, anche oggi in vostra compagnia per raccontarvi le emozioni di questo match. Sei pronto, Stefano? Prontissimo, Pier! Tirate fuori popcorn, mettetevi comodi sulla poltrona. Match sta per iniziare, noi siamo qui con voi! C'è grande attesa per la sua prova, potrebbe essere tra i candidati al premio di migliore in campo quest'oggi. Ha una media di un gol a gara nelle ultime tre, incredibile davvero. E non credo che oggi vorrà deludere le aspettative. I difensori avversari dovranno creare un ostacolo straordinario per contenerlo. Ecco la formazione della squadra di casa. 4-5-1 votato all'attacco per loro, con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. L'intenzione dell'allenatore credo sia proprio questa, Piera, almeno in fase d'attacco, per far salire i due esterni passando ad un 4-3-3 dal 4-5-1. Allenatore che si affida molto alla circolazione di palla con scambi rapidi in attesa del varco giusto per colpire. Un sistema di gioco che richiede calciatori con i piedi buoni per risultare efficace. Credo proprio che oggi ne vedremo delle belle. Diversi fuoriclasse portati dal presidente del Paris Saint-Germain al Khelaifi negli ultimi anni, molti dei quali arrivavano direttamente dal nostro campionato. Ibra, ovviamente, Thiago Silva, ma anche Lavezzi, Cavani, Pastore del Palermo e senza dimenticarci di Verratti, pagato a peso d'oro. Giocatori presi a suon di milioni di euro e che hanno contribuito a riportare il Paris Saint-Germain in cima al calcio francese. Ora si attende la definitiva consacrazione anche in Europa. Apre il gioco Bodmer, un altro pallone in mezzo, Antoine Griezmann, Neymar, occhio, cerca l'area di rigore Konaté. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Krikoviak. Palla lunga verso Neymar. Attenzione a Neymar. Palla che finisce in faro laterale. Juri. Marco Verratti. Dani Alves. Hunter, grande parata, super portiere. L'arbitro assegna il calcio d'angolo per il Paris Saint-Germain. C'è il tocco corto, il tocco dentro. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Hanno metri a disposizione. Palla vagante adesso, Bodmer. Azione interrotta. Occhio all'Hunter che avanza. Avanza, palla al piede. Occhio a Neymar. Alexander! Murato dall'intervento del difensore. Sono in difficoltà, qui hanno buttato via il pallone per allentare la pressione. Hunter. Griezmann. Konaté. Occhio alla ripartenza. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Griezmann. Punta l'area. Si ripartirà dal rinvio del portiere dal fondo.
Sissoko. Occhio al suo movimento. Difficile trovare un avversario in grado di mettere in difficoltà il Paris Saint-Germain. Quello di oggi non sembra possa creare grandi problemi. Così sembrerebbe, almeno sulla carta, ma le partite, come sai, poi vanno vinte sul campo. Krikoviak. Varagna metri. Neymar. Occhio al cross. Ci riprova. Un colpo alla biliardo, il pallone in rete. Palo gol, un classico, come possiamo apprezzare meglio da questo replay. Non so onestamente se volesse angolarla così tanto. In ogni caso ne è uscito fuori un gol di pregevole fattura. Paris Saint-Germain dunque in vantaggio. Bodmea. C'è spazio, tocco verticale interessante. Impeccabile lettura difensiva. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Palla messa in mezzo. Non è finita, attenzione. Saranno 2 minuti di recupero come indica il quarto uomo. L'attaccante non arriva, palla fra le braccia del portiere. Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0. Alexander è uno degli osservati speciali di questa sfida, come se la sta cavando Stefano? Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra, vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Secondo tempo che comincia col Paris Saint-Germain in vantaggio. Bodmea. Buono il recupero del Paris Saint-Germain. Ci sono metri a disposizione. Ha spazio per andare. Attenzione, siamo in area! E c'è la conclusione. Cosa ha sbagliato Stefano? Si starà mangiando le mani, visto che poteva essere il gol del pari. Ha avuto la palla buona, ma non ha saputo sfruttarla. Juri. Verratti. Hunter. Paris Saint-Germain prova a spingersi in avanti. Grande parata questa. Si riparte con il corner per il Paris Saint-Germain. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Hanno metri a disposizione. Konaté riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Buona la chiusura. Recupera la palla intercettando bene il pallone. Rischia grosso qui l'arbitro che si avvicina. Marquinhos. Rabiot. Juri. Occhio al cross per Griezmann. Rabiot si avvicina all'area, c'è la conclusione di Griezmann, occhio al rimbalzo, di testa per il compagno,
sarà rimessa laterale a favore del Paris Saint-Germain. C'è il cambio in arrivo. Hunter, tentativo di Griezmann, tiro largo, fuori bersaglio. Guadagna metri Griezmann, prova a calciare, non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Apre bene di testa, arriva l'intervento dell'arbitro. Ci sono i fischi dei tifosi di casa per le continue perdite di tempo. Io capisco ovviamente la difesa del vantaggio, ma qua stanno un po' esagerando forse. Stanno rallentando volutamente la ripresa del gioco, ogni interruzione. Mi aspetto un sostanzioso recupero. Ha provato a cogliere di sorpresa il portiere, ma non ha trovato il bersaglio. Beh, complimenti per il tentativo. Ha lasciato partire una gran botta che sembrava potesse entrare. Sarebbe venuto giù lo stadio. Difende bene il pallone, interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Padroni di casa a cui serve un miracolo per raddrizzare questa sfida nel finale. Il pubblico ci crede. I giocatori sembrano stanchi, Pierre, magari riusciranno a trovare energie nascoste grazie ai propri tifosi. Lucas, hanno spezzato bene la trama qui. Pallone che è uscito, rimessa per il Paris Saint-Germain. Ci sarà un cambio. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Sissoko. Tocco orizzontale. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. E il pallone se ne va via. All'occasione per riaprire il match. Sono andati a un passo dal pareggio, ma che errore qui dell'attaccante. Eh sì, la combinata davvero grossa, da lì doveva metterla, Pier. Un errore che potrebbe rivelarsi decisivo ai fini del risultato, visto quanto manca da giocare. Altri 4 minuti di speranza per i padroni di casa. Il pubblico di casa accoglie favorevolmente l'entità del recupero. Sperano ancora in una clamorosa rimonta della loro squadra. Hunter, palla al piede, riparte il difensore, attenzione a questo corner, hanno la possibilità di chiuderla. C'è il tocco corto, Rabiot lo ferma ma non controlla. Game over, finisce la gara. Arbitro che chiude dunque il match. Io sono rimasto colpito dalla prestazione di questa squadra, dallo spirito mostrato. Erano sfavoriti, ma hanno giocato veramente alla grande. Sì, purtroppo non è bastato ad evitare la sconfitta.